Un utente di Gympitalia sta componendo un fotoalbum e ha la necessità di piazzare i due livelli alla stessa distanza dal bordo superiore e dal bordo inferiore. Nel caso di specie, 2 cm dal bordo superiore e 2 cm dal bordo inferiore. Ha provato a farlo con lo strumento sposta e ovviamente non riesce a essere talmente preciso da piazzare esattamente a 2 cm dai bordi. E ha chiesto aiuto al forum. Johnny le ha consigliato l'utilizzo di Scribus, mentre Oho le ha consigliato l'utilizzo di Inkscape. Ovviamente i miei colleghi amministratori sono poliedrici nell'uso di programmi di grafica open source, ma io che farei con Jeep anche il caffè, quoto il consiglio di Snipe nell'utilizzo dello strumento a linea. Faccio vedere come fare, quanto consigliato da Snipe. Allora, praticamente lo strumento a linea è questo. Ok, lo selezioniamo. Adesso andiamo a selezionare, guarda, il mouse si trasforma in una manina. Selezioniamo il livello che vogliamo piazzare. Inseriamo la misura, tenendo presente che nel campo scostamento possiamo inserire dati in unità di misura pixel. Nel caso di specie inseriamo, che ne so, 200. Se positivi, tieni presente che rappresenta il bordo superiore. Lo buttiamo su. Poi selezioniamo il livello in basso. Ecco, vedi che viene evidenziato da quattro puntini ai bordi. Mettiamo il valore negativo e lo spostiamo in basso. Ok, questo è il metodo consigliato da Snite. Io te ne consiglio un altro ed è questo. Inseriamo un nuovo livello, inseriamo l'unità di misura centimetri, lo mettiamo a 18 la larghezza, nel caso di specie è solamente l'altezza, comunque, e facciamo entrambi per farti vedere cosa succede. Mettiamo anche l'altezza 27, i 2 centimetri richiesti dall'utente, diamo ok e abbiamo un livello che adesso andremo a piazzare, lo selezioniamo e lo distribuiamo al centro, perfetto, abbiamo 2 centimetri dal bordo superiore, 2 centimetri dal bordo inferiore, 2 centimetri dal bordo sinistro e 2 centimetri dal bordo destro. Adesso guarda, il mouse si trasforma in un rettangolino, clicca fuori, circonda l'immagine che ti interessa, ecco, spiazzare. Nel caso di specie la prima in alto, vedi si sono selezionati i bordini e adesso la potrai distribuire selezionando livello attivo, ovvero questo qui, quello dei bordi messi a 2 centimetri, lo possiamo posizionare a sinistra esattamente a 2 centimetri dal bordo sinistro, lo piazziamo in alto esattamente a 2 centimetri dal bordo superiore. Adesso tocca all'altro, clicca fuori dall'immagine, seleziona l'immagine in basso, questa verrà selezionata e lo puoi spostare in basso, esattamente a 2 centimetri dal bordo inferiore, e che so, a destra, esattamente a 2 centimetri dal bordo destro. Facile, semplice, ma questo tieni presente che è un metodo e non il metodo, perché ci sono anche altri metodi per poter fare questo. Te ne ho detto uno, tieni presente che lo potrei fare anche addirittura con la selezione, ma questo è un altro discorso. Ciao.